partita fra Juventus femminile, quindi Juventus Women e Fiorentina Women sarà sicuramente ricordata, ragazzi, per tante cose, per tanti motivi. Inizialmente sarà ricordata per il clima di festa allo stadio. Voi sapete che è una partita che aveva una storia dietro particolare, l'ingresso era gratuito, uno strumento, secondo me, uno strumento molto importante di promozione del calcio femminile. Doveva essere una festa, questa partita è una festa, è stata, alla fine trionfano le ragazze in bianconere, quindi vinciamo ovunque, vinciamo con i ragazzi, vinciamo anche con le nostre straordinarie ragazze, gol della danese Pedersen all'84esimo, se non sbaglio, viziato diciamo anche da un'uscita un po' così così dal portiere della Fiorentina Durante, che sbaglia il tempo dell'intervento, e quindi ci permette di andare in vantaggio. La Girelli, se non sbaglio, ha colpito però due volte la traversa. Una Juventus, devo dire, che dal punto di vista tecnico è stata comunque superiore alla Fiorentina. Abbiamo subito un po' a metà del primo tempo, ho visto la manovra della Fiorentina un pochino più fluida della nostra, specialmente nella prima frazione, ma poi nella seconda frazione secondo me la Juventus ha agito meglio, è stata più concreta, veramente mi è piaciuta molto la squadra di Rita Guarino. Però al di là del risultato, al di là di tutto quello che abbiamo visto in campo, che vi ripeto, può piacere o no, nel senso ci sarà chi sicuramente sarà felice della prestazione e chi invece andrà a criticare la prestazione, volevo soffermarmi un pochino su quello che è il movimento del calcio femminile in Italia, perché la Juventus oggi e in generale la dirigenza della Juventus e tutto ciò che è stato, diciamo, che riguarda la partita di oggi, hanno dato secondo me un segnale importante per quanto riguarda il calcio femminile, perché comunque far giocare due selezioni così preparate all'interno di uno stadio gremito, perché ragazzi sono 39.000 spettatori, non sono due gatti e tre cani, sono 39.000 persone che sono andate lì, è vero l'ingresso era gratuito, però non sono state costrette ad andare lì, 39.000 persone che sugli spalti incitavano, c'è stata una ola straordinaria dello stadio, secondo me è stata veramente da incorniciare, una partita veramente da incorniciare che al di là del risultato fa sorridere, perché comunque elogia un movimento che è quello calcistico femminile, che comunque ce la sta mettendo tutta per acquisire comunque un po' di credibilità, nonostante i commenti, secondo me ho letto alcuni commenti sui social network, sicuramente, voglio dire, avrebbero potuto risparmiarseli, basati sul sessismo, come se una donna non potesse giocare a calcio o se ci si aspettasse, voglio dire, chissà cosa, non ho capito perché criticare comunque a tutti i costi queste ragazze. Comunque al di là di questo, volevo fare un in bocca al lupo a Cecilia Salvai, che purtroppo nel secondo tempo è uscita per una botta al ginocchio, nel senso ha saltato, purtroppo ha probabilmente poggiato il ginocchio a terra in maniera sbagliata, e purtroppo ragazzi è uscita soccorsa in barella, l'ho vista con il volto fra le lacrime. Mi raccomando Cecilia, riprenditi presto, perché veramente serve a questa Juventus, ovviamente gli auguriamo auguri di pronta guarigione. E niente, volevo fare questo video, volevo diciamo darvi questo breve video semplicemente per farvi capire il mio punto di vista sul calcio femminile. Io penso che il calcio femminile, come tutto ciò che è nuovo, e le ho parlato anche dell'Under 23 l'altra volta, debba essere plasmato con il tempo, cioè non ci si può aspettare risultati eccezionali tecnicamente o risultati comunque sopraffini, straordinari, non lo so, in due giorni. È normale ragazzi che c'è bisogno di un processo, c'è bisogno di cultura calcistica, ci sono paesi in cui l'Inghilterra, Germania eccetera eccetera, allo stadio ci vanno 50.000 spettatori paganti per vedere una partita di calcio femminile, e vi assicuro che ragazzi ci mettono tutta la passione di questo mondo. Quindi volevo sapere da voi che cosa ne pensavate, avete visto la gara, non l'avete vista, secondo me conviene vedervela, se non per comunque il risultato, almeno per le ragazze, ma soprattutto per l'impegno che ci hanno messo e per l'atmosfera. Salve a tutti, bella, ciao!